Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Andò anche qualche pallone in avanti, poi ha badato soprattutto a difendersi. Contro un Milan ancora approssimativo nel gioco e priva di Baresi, Galli e Rossi, la Reggiana si è lasciata andare a qualche rischio di troppo, senza che i rossoneri riuscissero ad approfittarne. Vediamo una deviazione di Atley fra le tante conclusioni provate dal Milan per sfruttare i numerosi cross. Spazio sulle fasce per Evani sulla sinistra, che gioca col numero 10. In sostanza svolge le stesse mansioni dello scorso anno. Testa di Virdi, separata di Bertolini. Tutta la manovra del Milan passa invariabilmente per Wilkins, ma anche di Bartolomei, che non ha compiti difensivi da assolvere, gioca piuttosto avanzato. Proprio lui è l'autore di un tiraccio dal limite al termine di questa azione, con decisa respinta del portiere. Milan più aggressivo nella ripresa con gioco verticale, scambio con Di Bartolomei e tiro di Wilkins. Segue un lancio di Russo con Atley che sfrutta bene l'occasione. Da un traversone di Evani, un'opportunità anche per Bortolazzi con pronta deviazione in angolo. Certo di Wilkins corretto da Atley per Virdis, il portiere salva in uscita, siamo agli schemi richiesti dall'Idol. Palla da Wilkins per Atley, buon intervento di Bertolini sul tiro dell'inglese. A metà tempo l'unico gol della serata, lancio di Wilkins e Virdis con diagonale rasoterra e angolato, porta in vantaggio il Milan. La Reggiana pare disposta a subire il danno minimo, i rossoneri cercano il raddoppio, Evani recupera bene ma tira male. Poi su azione di Russo, con centro per Wilkins e tocco in area per Virdis, il Milan butta via l'ultima occasione. Sblocca l'attacco del Napoli, la presenza di Maradona solamente in tribuna non basta e anche il Padova, appena declassato in C1, si leva la soddisfazione di imporre lo 0-0. La partita ricalca l'andamento della gara di domenica col Vicenza, pressione territoriale del Napoli, occasioni mancate e pericoli in contropiede. Le immagini testimoniano in modo evidente la generosità ma anche la confusione degli avanti napoletani. Soprattutto Giordano rivela una condizione non certo ottimale e difetta nel controllo di palla come nella conclusione. Arriva anche il gol, non a caso propiziato da Marino e Renica, ma l'arbitro Lanese annulla per fuorigioco. E così nel finale il Padova potrebbe anche passare, ma Salvatori mette al lato. Per il Napoli l'appuntamento con la vittoria è rimandato ancora una volta. Il Como vince a Rimini con il minimo sforzo, spianandosi la strada per la qualificazione. Primo tempo senza grandi emozioni, con i romagnoli comunque più attivi e in grado di tener testa agli avversari. I lariani si svegliano nel finale. Dirceu si fa vedere al 38esimo, ma sbaglia la mira. Il brasiliano ci riprova due minuti dopo. Il gol arriva al 43esimo, Centi serve Todesco. Il suo cross si trasforma in un pallonetto maligno che coglie di sorpresa il giovane portiere Ferrari. In apertura di ripresa ancora un'occasione per i lariani, ancora con Dirceu. Poi è il Rimini a condurre la danza. All'ottavo ci prova Di Pietro Paolo, ma Paradisi è attento. 10 minuti dopo Cristiani fa tutto da solo e sbaglia di un soffio. Alla mezz'ora l'occasione più ghiotta per i padroni di casa, il colpo di testa di Pirker fa traballare la difesa lariana. Il pareggio sembra nell'aria ed invece il Como raddoppia. A 10 minuti dal termine, su classica azione di contropiede, Fusi sigla il gol della sicurezza. È una punizione troppo severa per il Rimini. Allo scadere l'arbitro concede un calcio a 2 in area. È Sormani a realizzare il meritato gol della bandiera. La grande sorpresa della Coppa Italia si chiama quest'anno Messina. Dopo la Roma anche il Bari ha dovuto inchinarsi alla spietata legge dello stadio celeste e il Messina si trova appollaiato sulla cima della classifica del girone dopo aver superato di slancio gli scogli più ardui. Alla mezz'ora il primo lungo brivido, Caccia riceve un bel passaggio a sinistra, crossa e Schillaci di testa, serve di precisione Vendittelli, tiro al volo e Pellicanò deve compiere un miracolo per evitare il gol.
Vista la mala parata, il Bari tenta di rallentare il ritmo davvero insostenibile della partita e al 39esimo, proprio su calcio piazzato, per poco non raccoglie i frutti. Tira dal limite Bivi, barriera girata, ma il portiere Nieri è in vena di prodezze. Probabilmente il Bari sperava di poter venire fuori nella ripresa per un calo ritenuto fatale del ritmo del Messina. Ma la squadra di Scoglio era più pimpante che mai e all'undicesimo passava. Su azione di calcio d'angolo, Catalano pescava con precisione Schillaci, che di testa non falliva. Il Lecce si è trovato a disagio contro un cliente perfido come il Vicenza, un Vicenza già ben carburato, intraprendente e spavaldo come nella gara contro il Napoli. La squadra pugliese, alla sua prima esibizione nel Salento, a Casarano per l'indisponibilità del proprio impianto, rispetto ai due precedenti incontri di Coppa, ha mostrato notevoli progressi dal punto di vista della condizione. Non era obiettivamente facile affrontare un avversario agile come il Vicenza, una squadra che nella zona nevralgica del campo ha attuato con efficacia il pressing e che in avanti ha evidenziato un notevole indice di pericolosità. Ma due minuti dal termine della prima frazione è giunto il gol del Lecce, gran tiro a volo dal limite di Barbas e deviazione decisiva di Filippi nella propria porta. In apertura di ripresa, sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo, il Vicenza ha pareggiato con un eurogol del difensore Pasciullo. La rete vicentina ha scosso il Lecce, che si è catapultato in avanti. La partita si è inasprita, il gioco è stato caratterizzato da interventi piuttosto rudi. A 5 minuti dalla conclusione, il Lecce ha avuto l'opportunità di archiviare a suo favore l'incontro, ma il tiro di Causio è stato ribattuto dal palo.